Schopenhauer nacque a Danzica il 22 febbraio del 1788, ma dopo 5 anni la famiglia decise di trasferirsi ad Amburgo. La sua giovinezza fu segnata da numerosi viaggi in giro per l'Europa, in quanto il padre commerciante vedeva questi come fonte di preparazione alla stessa professione. Egli decise di darsi agli studi dopo il suicidio del padre, avvenuto nel 1805. Si iscrisse all'Università di Gottinga e si dedicò allo studio del divino Platone e del sorprendente Kant, come li definiva lui. Successivamente, nel 1811, si recò a Berlino, ascoltò le lezioni di Fichte, ma ne rimase piuttosto disgustato. Nel 1813 si laureò in filosofia all'Università di Jena, con la dissertazione sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Nel salotto della madre di Weimar incontrò Goethe e, trasferendosi a Dresda nel 1818, portò a termine la sua opera fondamentale, Il mondo come volontà e rappresentazione, che però avrà una misera fortuna e nella sua prima edizione finirà quasi tutta al macero a causa del suo carattere pessimistico e antirealistico. Nel 1820 andò a Berlino per intraprendere la sua carriera accademica e qui si scontrò con Haeckel. Fissò le lezioni nei suoi stessi orari, ma non riuscirà a sovrastare il tanto stimato rettore. La notorietà arrivò alla metà del secolo con la pubblicazione del saggio Parerga e Paralipomena, che raccoglieva i suoi pensieri sparsi. Nel 1831, per sfuggire all'epidemia di peste scoppiata a Berlino, che tra l'altro uccise Hegel, si stabilì a Francoforte, dove restò fino alla morte, avvenuta il 21 settembre 1860. Il successo tanto inseguito da Schopenhauer giungerà solo dopo la sua morte, grazie all'attività di una cerchia di fedelissimi. Schopenhauer sostiene che la filosofia, dopo essere stata rimessa in onore da Kant, è diventata strumento di interessi estranei, o di Stato o personali. La verità non viene più ricercata. Essa non è che la meretrice che si getta al collo di chi non la vuole. Egli ritiene che Hegel altro non è che un accademico mercenario, la mera ciarlataneria che ha ordito la congiura del silenzio nei confronti della sua filosofia. Il pensiero di Hegel è per Schopenhauer una buffonata filosofica che si riduce alla più vuota, insignificante chiacchierata di cui si sia mai contentata una testa di legno. Hegel è definito sicario della verità, che rende la filosofia serva dello Stato e colpisce la libertà del pensiero. Schopenhauer si pone contro l'armonia della ragione di Hegel. Egli ritiene infatti che tutto l'universo è pervaso da un impulso cieco, che fa tendere l'uomo al desiderio di soddisfare qualcosa di inappagabile e ciò procura infelicità. Egli afferma che il principio fondamentale è la volontà, una forza irrazionale, sempre uguale a se stessa, che non vuole altro che volere. L'individuo è annullato dal principio di volontà e non ha alcun valore finché è soggetto a questa. Schopenhauer oppone la propria verità non remunerata, che espone nella sua maggiore opera, Il mondo, come volontà e rappresentazione.